La musica classica fa schifo. Oh, finalmente l'abbiamo detto. Finalmente è stata svelata la grande verità. Abbiamo palesato l'ovvio. Oh, adesso sì che ci sentiamo tutti meglio. Ci sentiamo tutti meglio. Però, se sei arrivato fino a questo punto, uomo, donna, che tu sia, è grazie al 90% a questo. Bello, eh? È bello effettivamente, molto. Questa era la gimnopédie numero 1 di Erik Satie. La gimnopédie è un pezzo caratteristico che fa parte di una serie di tre pezzi, tre brani, tutte e tre gimnopédie di questo compositore francese che è Erik Satie. Che cos'è questo ridicolo intervento? Vuole essere un piccolo flusso di coscienza, come direbbe qualcun altro che usa questa espressione da prima di me su YouTube. Un flusso di coscienza al quale ho pensato in particolare stanotte, perché il video che avete visto prima, quel meraviglioso video, l'ho montato in 10 minuti ieri, quindi tanta arte, tanto lavoro dietro. Un flusso di coscienza che nasce dall'esigenza di far sentire la propria voce, perché siamo arrivati in un periodo in cui le persone tendono ad ascoltare sempre più e in cui effettivamente c'è sempre meno da dire effettivamente, o perlomeno le persone parlano sempre meno, o forse ancora meglio, hanno meno cose da dire. Ovviamente siamo 7 miliardi di persone, per la legge dei grandi numeri, ringraziando il cielo, ci sono tantissime persone che hanno da dire e tante che hanno cose molto belle, molto importanti da dire. Ma questo flusso di coscienza vuole essere uno sfogo, non uno sfogo contro qualcuno, rivolto verso qualcuno, ma uno sfogo per qualcuno. Uno sfogo di una persona amata, per la propria persona amata, in questo caso la musica classica, che non è noiosa e non è ridicola. E non è ridicolo questo intervento, non lo è, non è ridicolo. È ridicolo qualora tu lo reputi tale. E ritorniamo al discorso che le persone ascoltano sempre meno o hanno sempre meno predisposizione ad ascoltare. Uno sfogo che nasce dal desiderio e dal bisogno di comunicare, di trovare persone con cui condividere. Condividere la propria musica, la propria arte. Io obiettivamente, francamente, non sono un compositore. Non ho studiato per fare il compositore, perché si studia per comporre la musica, come per suonarla. Io sono un umile esecutore che studia da ormai quasi 20 anni. Ho 26 anni, studio da circa 19. E ho molto rispetto per il mestiere del musicista e per chi fa la musica, per chi la studia e per chi la vive. Intraprendere un certo percorso, decidere di intraprendere il percorso di musicista, ti porta a essere solo, ti porta a isolarti, non in senso cattivo, ma ti obbliga, volente o nolente, a stare con te stesso, perché devi lavorare con te stesso. E certo, le band, chi lavora nelle orchestre, sì, si sta. Il mestiere di musicista ti porta a stare da solo, molto tempo da solo, con i tuoi pensieri, e ti porta ad essere molto critico e autocritico, ti rende il tuo miglior amico e il tuo peggior nemico contemporaneamente. E già questo rende le cose complicate, si aggiunge il fatto che nella zona in cui sono io non c'è quasi nessuno che intraprende lo stesso percorso che intraprendo io, sempre meno persone. E quindi questo pippone, perché sono belli i pipponi, la gente ama i pipponi, sono... Oramai viviamo soltanto di scontri, cosiddetti dissing, gente che parla sopra, gente che parla contro, dove si tende a sovrapporre i propri punti di vista, in qualsiasi ambito, e del resto non me ne frega niente, io parlo di quel di cui ho competenza, per quel che posso avere, però ne ho.
E quindi il bisogno di comunicare, dicevo, il bisogno di comunicare, di far sentire la propria voce, far sentire la voce della propria persona amata, del proprio migliore amico che sta qua insieme a noi, insieme a me. Quindi io mi sono preso dei punti, mi sono segnato dei punti perché fa figo, uno è preparato, dà molta più enfasi dire che ci sono preparati dei punti, effettivamente qualche punto c'è, ma solo per... È un discorso di propensione, di pazienza. Se io non ho la pazienza di ascoltare, come posso ascoltare la musica? Cioè io la sento, ma non è la stessa cosa. Se io non presto attenzione a quello che mi si pone davanti, non è ascoltare, è sentire. Sentire si sente un tuono, oppure sentire si sente un rumore, si sente una vocina di un qualche cosa di cui non ce le frega una beata mazza. È causa principale soprattutto il fatto che al giorno d'oggi la diversificazione di offerta, odio le virgolette, la diversificazione di offerta musicale che c'è è sempre più ampia, è sempre più diversificata, ma contemporaneamente è sempre più velleitaria, sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista intellettuale, di pensiero. È velleitaria, non è come viene resa. Siamo partiti da un discorso di talent e poi la creazione di questi meravigliosi mashup di stili musicali, mescolare il rock alla musica classica, mescolando una sonata di Beethoven a un pezzo di un gruppo che fa musica rock o metal, musica pop, non ha senso, non è una vera e propria dedizione. Certo, è un tentativo, come tutto al giorno d'oggi deve essere degno di considerazione e di rispetto, perché tanto al giorno d'oggi bisogna accondiscimento, in ogni caso bisogna dire sì, va bene a tutto, perché va bene tutto, se non ti interessa vattene, non ascoltare, non è giusto, non ti lascia niente dentro, dici ah sì bellina, ma qual è cosa, cioè cosa? È un invito, una chiamata all'ascolto, è una chiamata perché nessuno è arrivato, no, come dicono gli altri, è orribile questa cosa, tutto così scontato. Non si arriva mai, ma da qualche parte si può arrivare. Si può arrivare, si possono percorrere tanti step, si possono vivere tante cose belle. Avere la pazienza, avere anche un pochino la bontà d'animo di dire va bene, io ci provo. E non basta una volta, non bastano 2 minuti, considerato che ci sono migliaia, decine di migliaia di produzioni scritte appartenenti a quella che viene chiamata musica classica. Che poi, che cosa vuol dire musica classica? Non vuol dire niente. Si utilizza a volte per inquadrare il periodo storico dove hanno vissuto Mozart, Haydn, Beethoven, il trittico. La musica dovrebbe unire umanamente, spiritualmente, cosa che oramai si perde sempre di più. Io capisco anche che non sia facile cercare cose nuove, stimoli, bellezza e tutto intorno a noi, a un semplice centimetro. Ma non è un centimetro dato dal telefono, dallo schermo nero, dal Black Mirror. È qui dentro. Questo mi fa soffrire. No, questa cosa è la mia passione, sì, perché io la faccio volentieri. No, la passione non è perché io la faccio volentieri. La passione ha un senso intrinseco di significato, è denso di valori spirituali e umani. Chi fa il musicista non lo fa semplicemente perché la musica è bella. Certo che la musica è meravigliosa, bellissima, ma perché ne è bello lo studio, è bello il rapportarsi con le persone, il sentire i punti di vista, il poter imparare da qualcuno qualche cosa, il poter imparare da noi stessi. I valori sono importanti, valori che si perdono sempre di più in ogni cosa. Ora con la musichetta di sottofondo, se sei arrivata a questo punto, anche un po' più effetto il discorso serioso, eh? Ma io non lo dico tanto per me, perché io voglio che ascoltiate me e basta. Certo, se ascoltate me sono felice, ma allora ascoltate, abbiate il coraggio, abbiate la faccia tosta di ascoltare, di cercare cose belle. Ce ne sono tante, tantissime, non basta una vita intera. No, io fino ai 16-17 anni non ascoltavo la musica classica, non mi piaceva soltanto... ascoltare solo la mia musica perché io avevo qualche cosa da dire. Sì, avevo qualcosa da dire, perché è importante avere qualche cosa da dire. E non c'è niente di più velleitario. Cosa vuol dire velleitario? Che l'intenzione è elevata ma poi il risultato è mediocre. Perché non basta semplicemente avere il desiderio di comunicare qualche cosa, o pensare di comunicare qualcosa, o pensare qualche cosa che rende le tue intenzioni e le tue esecuzioni, il tuo modo di vivere, più elevato, più artistico. Non lo fa. È semplicemente una frase di circostanza.
Questa sarà una presa di posizione forte che non sentirà di nessun commento negativo, che probabilmente non arriverà mai perché le persone si disinteressano, perché è più facile non pretendere niente da se stessi eludendo gli altri, ma prendi soltanto in giro te stesso facendo così. Sarà una presa di posizione forte nel desiderio di comunicare la propria realtà, quella della musica classica. Una realtà densa di cose, immensa, elevatissima, densa di momenti di passione, erotismo, tristezza, felicità, scherzo, gioia, divertimento, tutto è presente, perché probabilmente niente di quello che esiste oggi sarebbe esistito se non grazie a Chopin, Mozart, Beethoven, Bach, Ravel, Liszt, Boulez, Grieg, Gershwin, Prokofiev, Rachmaninoff, dicendone alcuni che occupano semplicemente due righe di un quaderno che può contare 4.000 pagine. O semplicemente, se non volete anche giustamente farlo con me, fatelo comunque. Non abbiate paura, non abbiate timori, perché sono sicuro che di questo si tratta. Bisogna cercare le cose, bisogna avere la voglia di ascoltare. Ascoltate tanta musica, ma ascoltate tanta musica classica, come si chiama la musica classica. Ascoltatela. È per questo che ho intenzione di alzare l'asticella. E quindi, come le persone portano monografie di registi, oppure scenari cinematografici, oppure approfondire con maggiore introspezione argomenti giustamente scientifici, tecnologici, ho intenzione di farlo anch'io con la musica classica. Ma non perché io mi senta ganzo, non me ne frega niente, ma io ne sento il bisogno. Semplicemente questo è il messaggio di un ragazzo che ha un bisogno di comunicare la propria realtà, e per questo lo fa, e se ne sbatte altamente il capo di quello che pensano gli altri e che dicono gli altri.